Siamo qui con Alessandro Gogna, ambientalista, editore, autore e moderatore del convegno sulla sicurezza e sulla libertà in montagna di oggi. Ecco, dottor Gogna, quali sono secondo lei i punti cardini emersi dalla tavola rotonda fino a questo momento? Diciamo che siamo entrati subito nel vivo della questione, che appunto è la libertà in tutte le sue accezioni diverse nel campo della montagna, dell'alpinismo e anche di altre attività outdoor. Si è entrati subito perché non ci siamo stati tanto a girare attorno. Diciamo che dal punto di vista filosofico, cioè sulle radici che l'alpinista pretende di avere in qualche modo, le radici che pretende di avere nel campo della società e per ciò che riguarda la sua passione dell'andare in montagna, c'è stato un grossissimo contributo sia di Annibale Salsa che di Giulio Giorello, che sono due eminenti studiosi in questo campo. E poi abbiamo avuto subito dopo diciamo un'argomentazione più legale, cioè più fondata sul diritto, perché evidentemente, siccome libertà vuol dire anche possibilità di repressione, allora è evidente che le leggi sono importanti, bisogna parlarne, bisogna capire se le leggi sono giuste, se sono ingiuste, su che cosa fanno la loro radice e se la radice di queste leggi, diciamo, possibilmente ingiuste, sono più importanti delle radici che invece ha lo spiccato senso di libertà che ha l'alpinismo. Ecco, questo è un po' il tema. Abbiamo avuto anche Oswald Oelz, che è un grandissimo alpinista austriaco, ma insomma da tanti anni vive a Zurigo, un medico molto bravo e grande esperto di malattie di alta quota, di congelamenti, eccetera, il quale ci ha fatto una bellissima storia dell'alpinismo, con delle immagini anche, una storia che io non avevo mai, a cui non avevo neanche mai pensato, mai visto, dal punto di vista proprio della libertà, vedere come gli alpinisti siano stati anche un po' anarchici, come abbiano potuto o voluto, diciamo, contraddire determinate regole, ma come nello stesso tempo siano essi stessi schiavi di tantissime convenzioni e tantissime convinzioni che invece ci sono, cioè leggi, per esempio adesso è molto importante la cosa degli sponsor piuttosto che l'ansia quasi maniacale del record, no? Perché questo record deve esserci sempre, se non c'è il record non si capisce bene quasi a cosa serve andare in montagna. Quindi questo è stato denunciato da Oelz in maniera molto forte. Io personalmente credo che comunque la motivazione di aver pensato a questo tipo di convegno sia nell'accostare tre concetti. Tre concetti che sono libertà, sicurezza e responsabilità. Sono tre concetti molto importanti, estremamente legati tra loro. Perché più sicurezza c'è, meno responsabilità c'è, perché la gente pensa che sia tutto sicuro e pensa che non debba invece responsabilizzare se stessa. E quindi a quel punto succede che da una parte diminuisce la libertà di interpretazione della propria passione e dall'altra succede anche che si perde quel poco di libertà che c'è, perché se io addirittura perdo il senso di quello che faccio, allora sono veramente schiavo delle convenzioni e del conformismo. Nell'alpinismo, libertà e sicurezza, con una moderazione, con un equilibrio, possono andare a braccetto. Ecco, è molto importante parlare di, come dire, di equilibrio, no? Perché l'equilibrio è sempre la soluzione per tantissimi problemi. Infatti il convegno nasce proprio per cercare un equilibrio, nel senso che a noi sembra in questo momento che questa società civile sia troppo orientata alla sicurezza a ogni costo. Lo dimostra anche questa insensata, secondo me, sentenza che c'è stata per il terremoto dell'Aquila, in cui quasi si volesse interpretare una voglia
della gente, ma meglio ancora una voglia dello Stato di trovare una giustizia a tutti i costi, di trovare un responsabile laddove si deve soltanto rendere conto che non tutto è prevedibile. No? Allora, sicurezza sì, ma siccome non tutto è prevedibile, non stiamo a cercare responsabili ad ogni costo, perché questi poveretti hanno fatto il loro dovere in fin dei conti. Quindi questa è veramente la spia, una grossa spia di un disagio. Ecco perché abbiamo voluto fare il convegno, perché noi riteniamo che in questo momento ci sia troppa sicurezza e per appunto avere equilibrio occorre, ecco, per esempio, riportare un po' in auge il concetto che la maggior sicurezza che si può avere è quella che si trova dentro di noi, prima di tutto. E poi ci sono tutte le altre cose, ci sono le bussole, il GPS, l'abbigliamento, l'ultima tecnica, insomma, l'ultima tecnica da imparare, la meteorologia, tutto quel che, diciamo, è tecnologia, va bene, ma se si usa solo quello non avremo mai una vera sicurezza. La crisi economica, quindi il particolare momento che l'Europa sta vivendo, quindi la situazione di fragilità della società, secondo lei è tra le cause di questo aumento del delirio della sicurezza? Ma io penso che sia forse un po' al contrario, nel senso che l'Europa in generale, Italia ma anche Europa, insomma, sia nel pieno della nostra società occidentale, cioè noi siamo la società occidentale, una società che ha perso questi vincoli con la natura, con l'entusiasmo di andarla a percorrere, che ha perso molto di tutto questo, l'ha un po' incanalato troppo in quello che sono gli sport predefiniti, senza libertà, con delle regole precise. Ed ecco che quindi si trova come disarmata nei confronti di qualunque aggressione, in questo caso un'aggressione economica, un'aggressione di tipo speculativo. Ma noi sembra strano che non riusciamo a trovare la forza di reagire a questa che è una speculazione che è fatta sulla nostra pelle. È un po' come dire che non siamo, come se noi improvvisamente avessimo smesso di crescere, ma non dal punto di vista economico, dal punto di vista psicologico. Quali sono secondo lei i valori fondamentali, i valori più puri della scalata, comunque dell'andare in montagna? I valori sono molto personali e soprattutto cambiano anche durante la vita stessa dell'individuo, no? Perché c'è il giovane che evidentemente di solito è molto molto competitivo, sì. Ed è giusto assolutamente che sia così. Mentre vedere la competizione in un vecchio fa quasi ridere, insomma, no? Per cui se io mi scoprissi domani, che ho la mia età, dovessi scoprirmi competitivo oltre un certo limite, farei bene a smettere qualunque tipo di... Quindi c'è un'evoluzione nella vita e l'individuo deve saper un po' cambiare, insomma, quello che sono le sue motivazioni. Se hai figli, se non hai figli, se hai una moglie... Cioè, le responsabilità non è soltanto verso se stessi, la responsabilità anche verso gli altri. Tu devi comunicare agli altri delle cose positive. Non posso comunicare soltanto quello che per me era valido quando avevo 20 anni o 17. Ecco, quindi le cose più importanti secondo me sono queste. Poi è chiaro, l'amore per la natura, l'amore per il compagno, per i compagni, il rispetto. Queste sono cose essenziali che molto spesso vengono disattese, molto spesso. Voi sapete che oltre una certa quota, tipo 8.000 metri per dire, o anche un po' sotto, certe regole morali vengono abbandonate. È come essere in guerra, cioè la guerra, lo stato di guerra fa fare alle persone delle cose che nella pace non farebbero mai. Quindi per esempio quella di non salvare la gente, di scappare, no? E invece in guerra e anche in alta quota questo, non dico che sia permesso, però si usa. Quindi non è che sia tutto bello, ecco. Ci sono dei valori anche dei quali bisognerebbe difendersi, perché quelli non sono valori, quelli sono proprio le nostre debolezze, che appaiono chiare.